Ciao a tutte ragazze, benvenute in questo nuovo video. Oggi vi porto con me a ritirare un pacco che ho ordinato su Amazon, eccolo qua, all'Amazon Hub. Adesso vi devo salutare perché mi serve il codice che ho via mail, ma ci vediamo dopo. Il pacco l'ho ritirato, adesso vado a lavoro e appena arrivo a casa vi faccio tutto il video e vi spiego anche come si utilizza Amazon Hub. È un metodo semplicissimo che vi consiglio se non siete a casa per aspettare i vostri pacchi, ma soprattutto anche se avete un Amazon Hub molto vicino. Io ce l'ho vicinissimo, ce l'ho dove lavoro e quindi mi è proprio comodo. A dopo. Eccoci qua ragazze, ho finito di lavorare e come vi ho promesso andiamo a aprire il pacco che ho ricevuto da Amazon. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Vado ad aprire. Questa è la scatolina che c'è all'interno del pacco. Ecco qua. Questo è quello che ho ordinato. Allora, andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Ho voluto provare a ordinare i dischetti struccanti in bambù perché comunque a me piacciono tanto i dischetti struccanti, li utilizzo molto, ma voglio anche utilizzare questi qua che sono lavabili, così almeno ne vado ad acquistare di meno e non ho lo spreco di soldi, perché questi qua si possono tranquillamente lavare a mano o in lavatrice. Io preferisco, siccome comunque lo passi sugli occhi, sul viso, e durante tutta la giornata comunque con lo smog magari lavori, ti tocchi, comunque si sporca il viso, preferisco metterli a disinfettare con un po' di napisano, bioformo, quelli che utilizzo io in lavatrice. Allora, sono dischetti struccanti. Allora, questi qua col bordino rosa hanno la parte completamente liscia e una parte un po' più ruvida che fa tipo effetto scrub, e di queste ce ne sono 1, 2, 3, ce ne sono dentro 6. Poi andiamo a vedere questi qua col bordino beigiolino, di questi ce ne sono dentro 5. Questi qua sono completamente morbidi, questi li possiamo utilizzare magari sugli occhi che sono un po' più delicati, in modo tale che rimuovono il trucco senza farli arrossare, senza andare a strofinare tanto sull'occhio che poi si irrita. Poi abbiamo questi qua, verdi, sempre 5, che sono così, e sono un po' più ruvidi. Io questi li consiglio più che altro per il viso e per magari il collo. Se magari mettete un po' di scrub piuttosto che utilizzare le mani, si utilizza anche il dischetto questo qua in cotone. All'interno del pacco ci sono anche 3 gancetti che io penso che non li vado a utilizzare perché non mi piace appendere in bagno questi gancetti per far asciugare comunque dei dischetti struccanti. Una volta che stendo, li stendo fuori con le mollettine e comunque si asciugano. Questi qua hanno un adesivo, così, vedete? È un adesivo che si stacca e li si può tranquillamente utilizzare alla parete. Questi li tengo lo stesso, magari possono essere utili per qualsiasi altra cosa, magari appendere uno strofinaccio, qualsiasi altra cosa, ne ho dentro 3. In più, per andarli a lavare in lavatrice e comunque per contenerli magari nell'armadietto del bagno, vi forniscono di una semplice retina in modo tale che potete metterli all'interno e anche in lavatrice non si perdono e non entrano magari nel cestello. Eccola qua. Questa è una retina con dentro tutti i miei dischetti struccanti ed è super comoda. In più, qua cosa c'è? Ah, per entrare a far parte praticamente vi mettono anche questa tesserina qua, se volete entrare a far parte su Facebook del loro sito. BeWe Testing Club, in modo tale che se avete delle domande loro vi rispondono. Io il pacco l'ho ordinato un sabato sera e sinceramente il lunedì pomeriggio era già arrivato.
era già arrivato, mi è arrivata la mail di consegna e quindi il pacco era pronto per il ritiro. Adesso vi spiego come funziona la mano Zunub. Io non so se qualcuno di voi l'ha già provato, per me era la prima volta e mi sono trovata veramente veramente bene. Allora, Amazonub da me l'hanno, diciamo, costruito dove lavoro. Fuori dal centro commerciale hanno messo questo enorme, diciamo, cassetta postale dove ci sono tante varie cassettine dove ognuno di noi può acquistare. Non tutti i prodotti su Amazon possono essere consegnati all'Amazonub, quindi prodotti magari di piccole dimensioni riescono a consegnarli, quelli purtroppo di grandi dimensioni come ad esempio un mobile piuttosto che un televisore, guardando le celle non consegnano perché sono proprio piccoline. Come funziona? Voi fate l'ordine su Amazon, decidete invece che la consegna al vostro domicilio, scegliete la consegna all'Amazonub più vicino. Una volta che mettete l'indirizzo di consegna, procedete col pagamento, l'ordine viene effettuato come il classico ordine su Amazon. Dopodiché, quando il pacco verrà consegnato, il corriere mette il pacco nell'Amazonub, riceverete una mail con un codice a barre. Questo codice a barre dovete farlo leggere sotto il lettore ottico, sotto le celle c'è un computerino. Al di sopra, nella parte diciamo piatta rispetto al computerino, c'è un lettore ottico. Col lettore ottico dovete far leggere il barcode che vi è arrivato sulla vostra mail, vi si inserisce in automatico il codice che ricevete nella mail. Cosa succede? A un certo punto vedete che si apre una cella, voi guardate all'interno e scoprite il vostro pacco. Quindi prelevate il vostro pacco, chiudete a mano la cella perché non si richiude da sola e l'Amazonub è pronto per il ritiro di un altro cliente. Io mi sono trovata veramente veramente bene. È comodo per chi magari lavora tutto il giorno, magari non è a casa, ha un pacco, purtroppo ha un prodotto che vuole ricevere ma non sa come fare perché non è a casa, non ha nessuno a cui reperirlo. L'Amazonub è veramente veramente comodo. Scusate. È veramente veramente comodo, io ve lo straconsiglio. Penso che se devo ordinare qualcos'altro magari di piccolo, di dimensioni diciamo normali, come può essere un libro, dei pennelli trucco, un portabatterie, una batteria ricaricabile, penso che lo rifarò. E se è veramente veramente comodo, io ve lo straconsiglio. Per quanto riguarda i dischetti struccanti, adesso vado subito a metterli in lavatrice perché logicamente sono nuovi e prima di utilizzarli vanno lavati, li vado a stendere e poi vi farò un video su come mi sono trovata sui dischetti struccanti, perché voglio provarli sia a lavare a mano, a vedere se comunque il trucco va via, perché io utilizzo il trucco resistente all'acqua, quindi voglio capire se lavandoli a mano ritornano così belli puliti oppure se tutte le volte devo metterli in lavatrice. Per questo è tutto ragazze, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, vi sia anche piaciuto e mi raccomando attivate la campanellina, iscrivetevi al canale e lasciatemi anche dei commenti qua sotto per vedere se voi avete già provato Amazonub, se utilizzate dei dischetti struccanti questi qua in bambù, come vi siete trovate e come li andate a lavare, datemi anche dei consigli. Ciao a tutte ragazze e al prossimo video, ciao!